Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo già in collegamento, e la salutiamo, Chiara Signorini Gramigli, illustratrice. Però prima di dare a lei la parola, leggo dalle note di trasmissione. Esattamente 40 anni fa, in una notte di aprile del 1981, all'età di 19 anni, Roberto, la cui famiglia era originaria delle valli del Natisone, commette il suo primo omicidio. Ne seguiranno altri, oltre ad una lunga serie di stupri, aggressioni, furti e rapine compiuti in Francia e Svizzera. Ed è proprio all'uscita di una pizzeria a San Pietro al Natisone che il ragazzo, passato alla storia come l'assassino della luna piena, il killer dagli occhi di ghiaccio, ma non solo, viene fermato e arrestato per la prima volta. Il 12 aprile scorso è uscito Buio 1981, una graphic novel raccontata nell'oscurità, una produzione Servi di Scena, che è un'associazione culturale udinese, e Matearium, che invece è un laboratorio di scrittura drammaturgica. 68 pagine a colori che ripercorrono le atmosfere di un'epoca contraddistinta da sfarzo e decadenza, luci ed ombre. Ed appunto abbiamo in linea da Udine l'illustratrice che ha realizzato questa pubblicazione insieme allo sceneggiatore Alessandro Di Paoli. Intanto buona giornata e benvenuta, grazie. Allora, è scritto tra le altre cose, questa opera è frutto del lockdown, perché era nato da un libretto di scena per una rappresentazione teatrale, Buio 1981, rappresentata dalla compagnia teatrale FDN, e poi, insomma, lo dico con un sorriso, non sapendo che fare, avete deciso di allargare il progetto, arrivando da 4 a ben 68 pagine a colori. Allora, questa è una storia conosciuta, o una storia che avete un po' recuperato nella memoria? Allora, quella di Roberto Succo è una storia in realtà sconosciuta. Sono poche le persone, specie nel territorio del nord-est italiano, che la conoscono. Diciamo, Roberto fu una figura che terrorizzò l'Italia del nord-est e parte dell'Europa durante gli anni Ottanta. E quindi questa immagine, diciamo, è stata non dimenticata, però comunque nascosta in un certo senso. Anche se culturalmente sono state tratte tantissime storie, tra cui una trasposizione cinematografica e una drammaturgia scritta da Coltès, ovvero sia Roberto Zucco. Quindi culturalmente sì, si conosce, ma a livello territoriale non è una storia così comune. E noi abbiamo ripreso appunto la drammaturgia di Coltès, Roberto Zucco, l'abbiamo rivisitata, reinterpretata e abbiamo creato lo spettacolo teatrale Buio 1981. Cos'è una graphic novel? Allora, una graphic novel generalmente è una storia a fumetti, un libro a fumetti, autoconclusivo. E tendenzialmente il graphic novel sono storie articolate, anche abbastanza lunghe, che hanno un finale, ovvero sia sono un prodotto a tutto tondo. Questa graphic novel che noi abbiamo realizzato, Buio 1981, una graphic novel raccontata nell'oscurità, assomiglia più a una fiaba oscura raccontata appunto nel buio, una fiaba per adulti, possiamo chiamarla così. Vista diciamo, anche la cupezza della storia, insomma, non poteva essere altrimenti, intendo dire. Il clima anche della graphic novel doveva essere quello, in qualche paura, in qualche maniera un po' di paura, se mi si permette. Sì, esattamente. Infatti i colori, i testi, tutto richiama l'oscurità. Abbiamo utilizzato, diciamo, un'atmosfera cupa, un'atmosfera, anche un po' sporca, grottesca, tuttavia facendo risaltare degli elementi colorati e elementi lucenti. Ecco, lì in una graphic novel arriva prima il testo o l'illustrazione o sono contemporanee? Io credo che siano entrambe indispensabili. L'illustrazione prende forza dal testo e il testo prende forza dall'illustrazione. L'ispirazione arriva comunque dal testo, oppure sono una serie di tavole che vengono disegnate, ricordando, insomma, rifacendosi alla storia nel suo complesso? Allora, noi siamo partiti comunque dal testo.
Infatti, inizialmente volevamo creare un foglio di sala da distribuire agli spettatori durante le trasposizioni teatrali. E quindi sì, diciamo che l'inizio è stato con il testo. Tuttavia, ci siamo fatti ispirare da quelli che erano i colori, i profumi, i modi di fare, le musiche anche degli anni Ottanta, e quindi ci siamo fatti ispirare anche a livello proprio visivo, figurativo, da quei tempi, da quelle atmosfere. E di conseguenza è nata questa necessità di rappresentare questo stile, questi stili degli anni Ottanta, di rappresentarli anche graficamente. E quindi siamo riusciti a contemplare in maniera omogenea queste due forme, scrittura e illustrazione, in un unico prodotto. Com'è che una disegnatrice classe 2000, quindi 21enne, per la quale insomma, gli anni 80 sono ere cristiane precedenti, è riuscita a calarsi in quei sapori, in quell'atmosfera che vengono definiti di sfarzo e decadenza, leggo sempre dalle note? Sì, diciamo, noi giovani in realtà siamo molto ispirati dagli anni Ottanta, ci piacciono molto perché oggigiorno a livello culturale gli anni Ottanta vengono ricordati come degli anni grandiosi, ricchi, dove sono iniziate un sacco di mode, gli anni della musica, gli anni del divertimento, e quindi anche culturalmente noi siamo circondati da ispirazione anni Ottanta. E quindi celarsi in quei panni è stato, sia per le illustrazioni sia per lo spettacolo, Buio 1981, è stato incredibilmente divertente. Divertente perché noi giovani ci divertiamo, ci affasciniamo a calarci nei panni di chi magari, magari i nostri genitori, i nostri parenti hanno vissuto quegli anni lì. Per far capire meglio, se traduco graphic novel e novel in libro illustrato, dico una cosa sbagliata? No, no, è giusto perché di per sé ha la parte di testo e è accompagnato ovviamente da delle illustrazioni. Ecco, rispetto al fumetto manca la classica nuvola, ma anche il tipo di disegno cambia. Diciamo, per il fumetto non c'è limite per lo stile di disegno. Ogni fumetto può avere uno stile proprio e differente dall'altro. Quindi questa graphic novel ha uno stile proprio, ha uno stile unico, però non è differente, diciamo, rispetto a un fumetto in generale. Diciamo, ecco, si può spaziare in tantissimi stili diversi che si possono avvicinare più sul cartone animato, al bambinesco, o anche uno stile un po' più realistico o uno stile più grottesco. Dipende dalla sensibilità del disegnatore, di chi disegna. Approfitto della presenza di un'operatrice culturale friulana per chiedere qualcosa sulla scena culturale del Friuli Venezia Giulia in questo momento. È ricca? C'è fermento? Diciamo in questo momento comunque difficile, dove c'è ancora in corso l'emergenza Covid, sento che ci sono tanti giovani affaticati, c'è un contesto culturale un po' affaticato, un po' spento, poco ispirato, ma in realtà non è così. Non è così perché io noto che ci sono tantissime realtà che si stanno mobilitando piano piano, che stanno tentando di creare nuovi progetti, nuovi prodotti, nuove opportunità, nuovi eventi. E quindi, in un certo senso, il contesto friulano è ricco. È ricco, non viene riconosciuto come tale, perché è un po' nascosto, è abbastanza chiuso, è poco conosciuto, è molto silenzioso, ma è molto ricco, ha moltissimo potenziale. Leggo sempre che questa graphic novel è figlia del lockdown, ma solo per una questione di tempo, cioè non avreste avuto il tempo per metterci la testa fondamentalmente la creatività? No, diciamo, è importante, secondo me, ribadire che questa graphic novel, innanzitutto, è una nostra autoproduzione.
ed è stata anche autofinanziata. E questo fa della graphic novel un lavoro incredibilmente coraggioso, secondo il mio punto di vista, ma anche un po' folle, effettivamente. Ci siamo lanciati in questa sfida. Abbiamo detto: ok, proviamo a realizzare questa cosa. Senza avere un'organizzazione ben fissa inizialmente. E quindi questa intenzione, questo impulso artistico, questa necessità artistica c'era già prima della pandemia. Già ne eravamo, diciamo, consapevoli di voler creare questo prodotto. Tuttavia, arrivata l'emergenza, appunto, il Covid, arrivata la pandemia, ci siamo ritrovati reclusi, ognuno nelle proprie case, e un po' per salvarci, un po' per continuare a produrre arte e quindi a mangiare in senso metaforico, ecco, a nutrirci comunque di belle esperienze, nutrirci di emozioni, abbiamo deciso di attuare questa cosa e di trovare un buon ritmo. E quindi diciamo che sì, il periodo di pandemia, del primo lockdown ci ha permesso a livello di spazio e tempo di dedicarci molto più intensamente a questa iniziativa. Per concludere, lei ha nobilitato il termine mangiare, che però voglio dire è un'esigenza che abbiamo tutti quanti. È una giovane illustratrice, mi viene da chiedere, è un lavoro che ha prospettiva oppure rientra nel più ampio, come posso dire, panorama delle arti? Vale a dire, una fa l'illustratrice, ma fa anche l'artista, fa l'attrice, ecco, oppure l'illustrazione ha un proprio mercato? Beh, l'illustrazione ha anche un proprio mercato. L'illustrazione poi può spaziare a tantissime vie lavorative. Io sento di toccare i mondi artistici, quello del teatro, del fumetto, dell'illustrazione. E tante volte queste cose poi si contemplano tra di loro, però quella dell'illustrazione è di per sé un lavoro, è una carriera a tutti gli effetti. Prima di salutarci, per conoscerla fino in fondo, il suo punto di riferimento c'è Zero Calcare quel tipo di disegno o Giorgio Cavazzano e Topolino? Beh, è una domanda complessa, effettivamente, perché in realtà mi piace un po' di tutto, è un po' scontata, però mi piace poter incontrare mondi sempre differenti, stili sempre differenti. Non ho punti di riferimento, pensanti tanti incontri. I prodotti, i fumettisti sono come relazioni, cioè leggendo mi immergo in una realtà differente e in questa cresco. Grazie e complimenti, buona vita soprattutto, in bocca al lupo a Chiara Signorini Grazie. Gramigni, alla sua opera prima, la ricordiamo, Buio 1981, graphic novel, prodotta da Servi di Scena e Matearium. Avete visto anche il sito dove si possono avere maggiori informazioni. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Ci si vede, a voi, alla prossima.